Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera andiamo a analizzare quello che è stato, diciamo così, la partita di Coppa. O meglio, analizzare, diciamo così, diamo una battuta, una guardata più che altro, ecco, diciamo. Una guardata perché io domani, insieme a Matteo, farò una live, quindi già ve l'anticipo, quindi mi raccomando ragazzi, numerosi. Per domani alla live, perché voi lo sapete, no? Noi ci interessa, a me interessa, diciamo così, commentare un po' la situazione della nostra squadra alla quinta di campionato, più, diciamo così, la partita di Coppa. Quindi le andremo, diciamo così, per meglio ad analizzare tutti insieme. Quindi mi raccomando, numerosi e numerosi con i vostri commenti e le vostre domande. Bene, che dire? Ripeto, è soltanto una premia, così una. Allora, il rigore per l'Entella inesistente, arbitro incompetente. Questo è poco ma sicuro perché giustamente, come ha detto D'Angelo, e mi trova perfettamente d'accordo, il braccio di Pisano era attaccato al corpo, quindi non era assolutamente rigore. Perché diciamo così, l'avversario era quasi tirato addosso. Comunque sia. E niente, sì, ora poi insomma non è che uno dice si deve fare scudo del diciamo così del dice vabbè non è che per l'amor di Dio poi il Pisa ha dato tanto e alla fine non è riuscito a concludere al di là della rete di Palombi che ha portato al pareggio la formazione di D'Angelo. Poi io e Matteo ci siamo trovati, insomma abbiamo parlato della situazione, abbiamo parlato insomma. Però insomma abbiamo parlato, diciamo così, alla fine senza cognizione di causa, senza aver visto la partita, a freddo. Quindi magari a freddo uno, sì, poi alla fine io non ho ancora capito la Rai cosa ha comprato a fare i diritti televisivi della Coppa Italia se poi le partite non le fai vedere. Cioè, è un assurdo. O comunque poteva farla vedere anche in differita, cioè non lo so, va bene comunque. Perché va bene, la partita si è giocata alle 14, quindi però uno magari poteva attrezzare, insomma, registrando, facendo. Va bene, ragazzi, è così. Anche la Rai non si capisce. Perlomeno da Zon compra i diritti, ma ti fa vedere le partite. La Rai compra i diritti, manco te la fa vedere la partita. Va bene, niente, va bene così. Che dobbiamo fare? Poi, per quanto riguarda la nostra difesa, io vorrei sapere dove vogliamo andare con Belli e Benedetti. Non lo so, io non ho ancora capito dove vogliamo andare. Allora, il discorso sta in questi termini. Chiaro, chiaro, stretto, stretto. Pisano, Caracciolo, Wagner e Lisi. Wagner come diciamo regista difensivo, diciamo così, un bel centrale. Meno male che c'è perché se no. Io poi andremo anche a analizzare, diciamo così, quello che è il centrocampo e quello che è l'attacco. Perché alla fine sì, è vero che proponi tanto, cioè sei propositivo e fai le azioni, ma sei inconcludente. Alla fine sei inconcludente. Anche per quanto riguarda il punto d'attacco, l'attacco. Ora io dico, se, ovviamente io lo sapete, l'ho sempre detto, se diciamo così le punte non hanno i palloni da giocare, quindi certamente le punte sono deficitarie, ma i palloni arrivano, i palloni sono arrivati, però alla fine siamo stati concludenti lo stesso, di là, ripeto, del gol di Palombi. E poi ha portato al momentaneo pareggio delle formazioni, dopodiché siamo capitolati su due svarioni difensivi. Allora, e poi valuteremo anche il discorso calcio-mercato, perché nella sessione estiva del calcio, estiva per modo di dire, insomma autunnale così, causa Covid, non è stato preso, secondo me, in considerazione il reparto difensivo. Perché almeno un elemento in più ci voleva. Io ho detto due, ma almeno uno andava comunque preso. Per dar modo, insomma, se qualcuno si fa male, per dar modo, insomma, di respirare alla difesa. E all'occorrenza D'Angelo avrebbe potuto avere magari un elemento in più da poter far girare. Diciamo così. Va bene, io non vado oltre, ecco ragazzi. Vi rimando a domani, mi raccomando, numerosi. Questa diciamo così è una premia.
tanta carne al fuoco per domani. Quindi mi raccomando, numerosi alla live e numerosi, perché così insomma commenteremo insieme quello che è stato, diciamo così, quelle che sono state fino adesso le partite. E un'ultima battuta, io vi dico questa formazione sotto certi punti di vista è quasi quasi irriconoscibile. Tanti miei amici, sì è vero, ma io penso che alla fine se ci metteranno del suo, i ragazzi riusciranno a venire fuori da questo tunnel, anche con le deficienze che ci sono in difesa. Vabbè, non mi sono soffermato a dire formazioni, a fare analisi della gara, perché alla fine forse è meglio così. Poi mi direte voi se forse è meglio così o se, perché poi tutti sappiamo insomma giustamente come va l'andamento della gara, quindi cioè, questa è una valutazione così, diciamo così, in toto della squadra e di quello che sono le deficienze. Comunque sia, io vi aspetto domani per meglio valutare e per meglio analizzare la formazione fin qua, insomma, ecco, alla quinta di campionato. Sabato giocheremo la sesta a Vicenza alle ore 16. Bene ragazzi, non vado oltre, vi aspetto domani e ricordatevi una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, grazie e a domani.